Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo, ma soprattutto un buon inizio settimana con l'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico: più sfortunati coloro che abitano al nord, più fortunati invece coloro che al sud potranno godersi anche temperature di molto sopra la media stagionale. Oggi parleremo in particolare però di energia e innovazioni tecnologiche. Iniziamo con le notizie dal sommario. Continuerà anche domani la fase di maltempo al nord-ovest con piogge sparse, specie lungo la fascia alpina. Meglio il centro-sud, con solo qualche nube di passaggio e clima molto mite. La settimana vedrà ancora tempo incerto al centro-nord per il passaggio di fronti atlantici. Italia divisa in due per la festa dei lavoratori, bel tempo al centro-sud e qualche acquazzone al nord. Rivoluzione per le auto elettriche. È nato un nuovo prototipo di vettura spinto da due motori indipendenti nelle ruote posteriori. I vantaggi? Ottimizzazione degli spazi e manovre in orizzontale. Nel 2011 il 13% dell'energia consumata nell'Unione Europea proveniva da fonti rinnovabili. L'obiettivo complessivo è raggiungere il 20% entro il 2020. Oggi, a che punto siamo? Quanta pioggia sta cadendo nel nord Italia ancora, dove la primavera davvero fa fatica a prendersi spazio, situazione difficile in Emilia Romagna a causa però del dissesto idrogeologico che ormai c'è da diverse settimane. Tanta pioggia anche in Piemonte e in Lombardia, anche lì qualche criticità. Guardiamo le ultime immagini che ci sono giunte in redazione collegandoci con il nostro meteorologo Nico Schiodetto. Buonasera Nico, sta a te. Buonasera a tutti i telespettatori, ciao Serena. Purtroppo continua a piovere sia sulla Toscana, sull'Emilia, ma la situazione di più allerta è per il nord-ovest. Infatti nelle ultime 36 ore sono caduti ben oltre 200 mm di pioggia tra l'Alto Piemonte e la Lombardia. In particolar modo si è sfiorata una tragedia sabato pomeriggio a Montalto d'Oro, un piccolo paesino in provincia di Torino, dove un anziano signore ha rischiato di annegare nel seminterrato della sua abitazione sommerso dalle violente piogge che hanno invaso il locale. Il violento nubifragio ha allagato strade, negozi e scantinati, costringendo i vigili del fuoco a effettuare decine di interventi in extremis. In particolar modo l'anziano è stato salvato proprio dai suoi stessi parenti con l'aiuto di un trattore. Ma forti temporali hanno colpito anche il Veneto proprio sempre nella giornata di sabato pomeriggio, con una tromba d'aria segnalata nel Padovano. Fortunatamente però non si segnalano danni a persone, ma solamente qualche capannone scoperchiato. Grazie Nico, se io vi invito tra l'altro a visitare il nostro sito internet classmeteo.com per tutti gli aggiornamenti e i continui danni e disagi a causa del maltempo. Adesso Nico, se rimaniamo con te per vedere invece quale sarà l'evoluzione del tempo nelle prossime ore, soprattutto cosa ci aspetta nella giornata di domani, chi potrà godersi il sole e chi invece avrà bisogno ancora dell'ombrello. Eh sì, purtroppo invece continuerà una fase instabile per l'Europa centro-occidentale nei prossimi giorni. Possiamo vederlo anche con le ultime immagini satellitari. Guardate questa vasta circolazione depressionaria attualmente presente sulla penisola iberica, che continua a inviare delle correnti piuttosto umide oceaniche proprio su gran parte dell'Italia e della Francia, penalizzando proprio le nostre regioni del nord-ovest, dove proprio in queste ore sono in atto forti precipitazioni. Vediamo quindi il tempo che ci attenderà nella giornata di domani, dove guardate, questa è la grafica centrata alla metà giornata, moltissime nubi interesseranno gran parte delle nostre regioni del nord, con rovesci di pioggia in particolar modo proprio tra il Piemonte e l'Alta Lombardia, ma qualche scroscio di pioggia non mancherà anche sul Veneto, un po' meglio invece sull'estremo Friuli, così come sulla Romagna, con il tempo più asciutto e dove non mancherà qualche occhiata di sole. Temperature stabili con massime non oltre i 17-20 gradi. Al centro Italia una giornata che sarà prettamente instabile sull'Alta Toscana, anche qui con qualche acquazzone sparso durante le ore pomeridiane, andrà meglio invece altrove con tempo che sarà per lo più asciutto, però segnaliamo il passaggio di nubi irregolari. Meglio invece sui litorali dell'Abruzzo e del Molise, dove non mancherà anche qui qualche occhiata di sole. Le temperature molto miti, attenzione sul versante tirrenico, con punte qui di 26-28 gradi per i venti che saranno ancora da sud-est. E al sud Italia guardate una giornata che sarà per lo più stabile qui con il tempo ben asciutto, da segnalare qui anche le temperature che saranno piuttosto miti, punte fino a 27-28 gradi sulle zone interne. I venti saranno sempre meridionali, con i mari che saranno per lo più mossi o molto mossi. Infine le due isole maggiori, che vedranno molte nubi di passaggio sulla Sardegna, però senza rischio di piogge, un po' meglio invece sulla Sardegna, dove non mancherà, sulla Sicilia, dove non mancherà qualche occhiata di sole. I venti saranno sempre meridionali, con temperature piacevoli. We'll be right back.
Secondo le proiezioni, entro il 2050 il numero di persone che vivranno all'interno di agglomerati urbani passerà da 3,4 miliardi a 6,4 e il numero delle auto aumenterà di 4 volte tanto quello attuale. E allora Ford e il suo partner tecnologico Schaeffler hanno sviluppato un prototipo di auto elettrica che, basato sulla Fiesta, è spinto da 2 motori elettrici indipendenti inseriti all'interno delle ruote posteriori. Questa soluzione ha numerosi vantaggi e rivoluziona totalmente la struttura tradizionale di un'automobile. Il posizionamento dei motori consente di ottimizzare la gestione dello spazio per lo sviluppo di auto di dimensioni più ridotte, ma soprattutto adatte alle aree urbane. La soluzione permette anche la rotazione completa delle ruote per eseguire manovre in orizzontale, per esempio per i parcheggi. La vettura è stata realizzata nell'ambito del progetto E-Wheel Drive Car, che punta a migliorare la mobilità urbana attraverso la realizzazione di auto elettriche più piccole, agili e a misura di città, soluzioni che consentiranno di liberare lo spazio nel cofano tradizionalmente occupato dal motore e dalla trasmissione, anche nel caso di auto elettriche che utilizzano la classica configurazione a motore centrale. E sicuramente tecnologie come queste aiuteranno anche a migliorare la nostra qualità della vita. Auto elettriche non solo, parliamo molto spesso di energie rinnovabili applicate al solare. Ci sono le ultime novità e le guardiamo con l'aiuto del servizio. Due novità sul fronte energia solare. La prima arriva dall'Università di Stanford. Qui è stato sviluppato il primo pannello capace di rinfrescare la casa, al pari di un impianto ad aria condizionata, senza utilizzare energia elettrica. L'innovativo pannello è in grado di riflettere la maggior parte dei raggi solari, eliminando il problema del surriscaldamento degli edifici, un vero e proprio specchio a banda larga per la luce solare. Se applicato sui muri esterni di un edificio, mantiene la temperatura interna costante, evitando la trasmissione di calore verso gli ambienti. Una climatizzazione passiva che permette di ridurre significativamente i consumi e le emissioni di anidride carbonica in atmosfera. La seconda novità arriva dai laboratori IBM di Zurigo. Si tratta di un avanzato sistema fotovoltaico capace di concentrare l'energia di 2000 soli. L'80% delle radiazioni in arrivo vengono raccolte e convertite in energia utile, ad un costo 3 volte inferiore rispetto ad altri sistemi. L'impianto usa una larga antenna parabolica, composta da una moltitudine di specchi. I raggi del sole riflessi vengono raccolti da diversi ricevitori e convertiti in energia, con un'efficienza di 250 watt per ogni centimetro quadrato in circa 8 ore. Una tecnologia che permetterebbe di abbassare i costi sotto i 10 centesimi al kilowattora, una spesa pari a quella dell'energia di una centrale elettrica a carbone, ma senza l'emissione in atmosfera di inquinanti. Questi sembrano i numeri giusti per vincere la sfida delle rinnovabili, ma se la ricerca nel campo energetico fa passi da giganti, gli investimenti nel settore sembrano purtroppo ancora fermi. E continueremo a parlare di questo argomento anche nella seconda parte della trasmissione, come sempre con l'aiuto degli esperti. Intanto guardiamo gli ultimi dati che sono arrivati. Nel 2011 il 13% dei consumi energetici dell'Unione Europea è stato soddisfatto dalle fonti verdi, rispetto al 7,9% del 2004 e ad un obiettivo complessivo del 20% che dovremo raggiungere entro il 2020. Come vedete dalla grafica, qua ci sono i dati sia dell'Unione Europea e anche dell'Italia. Questa è stata la fotografia scattata da Eurostat, che nello stesso anno vede l'Italia a quota 11,5% e nel 2004 era ferma a 4,9%, ma dovrà continuare a correre per centrare sicuramente il suo target del 17% entro il 2020. Secondo i dati Eurostat, l'Unione Europea, le reginette delle fonti verdi sono tutte nel nord Europa. Come vedete qua dalla grafica, Svezia 46,8% dei consumi da rinnovabili, la Lettonia al 33,1%, la Finlandia al 31,8%, Austria con 30,9% in coda, poca cosa però rispetto al 64,7% della Norvegia, che ormai è un passo dall'obiettivo del 67,5% che avrebbe dovuto superare nel 2020, ma sicuramente è molto avanti. Mentre le maglie nere dell'Unione Europea sul fronte rinnovabili risultano distribuite fra Malta con lo 0,4% contro un obiettivo del 10% entro il 2020,
Lussemburgo 2,9%, il suo target è dell'11%, Gran Bretagna col 3,8% contro un obiettivo del 15%, Belgio 4,1% dovrebbe arrivare al 13% e Olanda con 4,3% rispetto a un obiettivo del 14%. L'Estonia intanto è il primo paese dei 27 dell'Unione Europea ad aver raggiunto l'obiettivo, quello che doveva raggiungere nel 2020, il 25%, è stato brillantemente già superato con un 25,9%. Ma qual è la quantità di energia solare, che è una delle rinnovabili che in Unione Europea e anche in Italia sfruttiamo, ad arrivare sul nostro territorio? Allora, colleghiamoci con il nostro meteorologo Nico Schiodetto, perché ha pronto giusto un approfondimento apposta per noi riguardanti i valori di insolazione. A te, Nikos. Sì, intanto diamo una definizione di insolazione, che è la quantità di radiazione solare che raggiunge la superficie terrestre in una determinata unità di tempo. Con l'aiuto della grafica possiamo proprio vedere la radiazione solare che raggiunge la nostra Europa. Guardate, valori piuttosto bassi sulla penisola scandinava, sulla Scozia e sull'Islanda, quindi con valori al di sotto dei 1000 kWh al metro quadrato. Meglio invece, guardate, sull'Europa del sud, in particolar modo proprio sul sud dell'Italia e la penisola iberica, qui con valori piuttosto alti, lo potete notare col color rosso. Se andiamo a focalizzarci in particolar modo sulla nostra penisola, possiamo notare che abbiamo valori piuttosto alti proprio sulla Sicilia, sul sud della Sardegna e sul Salento, con valori anche al di sopra dei 1800 kWh per metro quadrato, ovviamente. Meno intenso invece risulta al centro-nord, specialmente il versante adriatico, in particolar modo sull'estremo Friuli abbiamo perfino valori medi tipici del nord Europa. I fattori che influenzano questa variazione sono fondamentalmente l'angolo di elevazione solare, che si misura ovviamente a seconda della giornata, così come anche del periodo stagionale, e poi anche l'umidità, le giornate di copertura nuvolosa, e un fattore non da meno è l'inquinamento atmosferico delle grandi città, che ovviamente riflette gran parte della radiazione solare. L'approfondimento a queste notizie lo trovate sul nostro sito internet classmeteo.com. Adesso nuovamente spazio alla meteorologia per capire quali saranno le previsioni del tempo nei prossimi giorni. Colleghiamoci subito con il nostro meteorologo Nico Schiodetto. A te, Nikos, sperando in buone notizie anche per coloro che abitano nel nord Italia. No, purtroppo non devo dare belle notizie per chi sta al nord-ovest, belle notizie invece per chi starà al centro-sud Italia, perché qui le temperature saranno anche quasi estive, in particolar modo sul versante tirrenico. Con l'aiuto della grafica vediamo proprio quello che succederà nei prossimi giorni. Infatti persisterà questa vasta circolazione depressionaria tra la penisola iberica, la Francia e la Gran Bretagna, alimentata d'aria piuttosto fresca nord-atlantica. Questa circolazione depressionaria continuerà a inviare umidità e nubi, in particolar modo penalizzando proprio i settori alpini e le regioni di nord-ovest. Andrà meglio invece al sud Italia, dove quest'aria piuttosto mite direttamente dal nord Africa farà impennare le temperature con valori che proprio nei prossimi giorni potranno raggiungere punte di 28-29 gradi. Vediamo quindi il tempo che ci attenderà nella giornata di mercoledì, iniziando sempre, guardate, al centro-nord Italia, dove vi sarà diffusa instabilità durante le ore pomeridiane, in particolar modo sui settori alpini. Qualche scorcio di pioggia però interesserà anche tutto il nord Appennino. Qualche goccia di pioggia poi non è esclusa tra il tardo pomeriggio e la serata anche sulle pianure, in particolar modo della Lombardia e del Piemonte. Andrà meglio altrove, a parte qualche nube irregolare lungo il versante tirrenico. Tanto sole invece sul basso versante adriatico, così come all'estremo sud Italia, con temperature tipicamente piacevoli. Sicuramente una bella giornata qui da trascorrere in spiaggia. La giornata di giovedì vedrà ancora dell'instabilità, in particolar modo lungo le regioni centrali e al nord-est, con frequenti rovesci di pioggia, ma poi durante il pomeriggio la pioggia non mancherà anche sui settori alpini della Lombardia e del Piemonte. Meglio sempre al sud Italia, a parte qualche velatura di passaggio, anche qui con temperature che rimarranno gradevoli, punte fino a 24-26 gradi durante le ore centrali del giorno. E infine la giornata di venerdì, forse la giornata migliore di questi prossimi giorni, dove vedrà una stabilità del tempo al centro-sud Italia, con i cieli ben soleggiati, ancora un po' di incertezza invece sui settori alpini, così come sulle alte pianure, dove non è escluso qualche scroscio di pioggia durante le ore centrali del giorno. Fortunatamente però non farà freddo.
ringraziamo tutti i Meteo Warriors, perché anche coloro che hanno fatto il ponte di vacanza da giovedì fino al weekend ci hanno spedito moltissime foto e video relativi al maltempo, a bel tempo che sono riusciti a godersi. Allora, innanzitutto andiamo all'Isola d'Elba, località Lacone, una bellissima spiaggia che è rivolta verso sud. Ecco lì che è arrivato lo scirocco, scirocco intenso. Guardate le condizioni del mare, e questo è un video che è stato registrato da Silvia Guerra proprio mentre si accingeva a fare windsurf. Lei è venuta anche in trasmissione, non so se ve lo ricordate, istruttrice di windsurf, e ci ha giustamente mandato questo video spettacolare: pioggia intensa ma anche vento forte proveniente da sud. Adesso invece spingiamoci più a nord, e questa volta lo facciamo con l'aiuto di Eagle Bassan, che ha scattato una bellissima foto e ce l'ha caricata nella nostra community. L'ha scattata sottomarina di Chioggia il 28 aprile, quindi ieri, e guardate che spettacolo, il primo raggio di sole, tutti pronti con la macchina fotografica. Potete diventare dei Meteo Warriors anche voi, è molto semplice, basta scattare foto o registrare video proprio come ha fatto Silvia e anche Eagle, e poi andare nella nostra community all'interno del sito internet classmeteo.com, caricare il materiale, perché il più bello lo vedremo insieme proprio qui in diretta TV a Prometeo. Poi venite a visitarci nelle nostre pagine di Facebook, ci trovate nella pagina di Classmeteo, basterà schiacciare un mi piace per avere le previsioni del tempo sempre aggiornate, e non solo, la possibilità di interagire direttamente con noi. Se avete bisogno di informazioni o volete voi dare a noi qualche informazione in più rispetto alla situazione meteorologica, ecco, qui potete scriverci, ci trovate sempre costantemente con gli ultimi aggiornamenti. E poi venite anche nella pagina di questa trasmissione, la pagina di Prometeo, raggiungibile anche dalla pagina di Classmeteo. In questo modo potrete seguire insieme a noi il backstage della trasmissione quotidiana dal lunedì al venerdì. Se avete bisogno, volete parlare di qualche argomento insieme a noi ad approfondirlo, come sempre con l'aiuto degli esperti, ecco, è qui che ci trovate. Adesso qualche secondo di pubblicità, dopo continuiamo a parlare di energia, faremo una fotografia delle energie rinnovabili in Italia, del settore green economy, molto importante anche per superare la crisi, e proveremo anche a vedere quali potrebbero essere i possibili sviluppi nei successivi anni. Ci vediamo fra qualche secondo di pubblicità, a fra poco.